E in Croazia il capodanno degli sfollati per il terremoto, 5.000 persone senza casa. Gli inviati Marco Clementi e Stefano Belardini. Il capodanno di Zelko, sono 900 chilometri da Francoforte a Petrinia per portare aiuti. Coperte, indumenti pesanti, giocattoli per i bambini, c'è bisogno di tutto. E speranza, sì, speranza. Il capodanno di Nada, 74 anni, il suo nome significa speranza. La mia casa è distrutta, nel mio villaggio sono morte 5 persone, qui ci conosciamo tutti, è il momento di stare uniti. Petrinia e i paesi vicini, come dopo un bombardamento, una croce con lo spray fucsia, queste case dovranno essere abbattute. 7 le vittime confermate, sospese le ricerche, 5.000 sfollati, si rimuovono i detriti delle case distrutte. Pezzi di vita da ricostruire. Dobbiamo ricominciare da zero. L'alba di un nuovo anno a Petrinia, ma Mira è inconsolabile. Non c'è più vita qui, cosa dobbiamo fare? Dove andremo? Ho una nonna di 91 anni, su una sedia a rotelle, è in una specie di alloggio, ma non c'è posto per tutti. Io la notte di Capodanno l'ho passata in macchina. E il caso Regeni.